strade. Infine, attraverso queste due sonde, le onde si propagano nello spazio. Lo scopo delle sonde è di ridurre le riflessioni che si hanno quando l'onda passa qui, dalla guida allo spazio. Le due sonde di questo esperimento avranno la stessa funzione delle tenditure nell'esperimento di oggi. Qui abbiamo un rivelatore che è sensibile al campo elettrico totale tangente ad esso. Sposteremo il rivelatore avanti e indietro, così, per sondare il campo elettrico totale proveniente da queste due sonde nei diversi punti dello spazio. L'uscita del rivelatore andrà a questo strumento. Ora facciamo l'esperimento. Se sposto il rivelatore in questo modo, trasversalmente alle onde incidenti, vedete che l'intensità indicata dallo strumento percorre una serie di massimi e di minimi. Lo sentite anche dall'altoparlante che si fa funzionare interrompendo le microonde mille volte al secondo. Come nell'esperimento di ottica, quando una cresta da una tromba incontra una cresta dall'altra, abbiamo un'interferenza costruttiva ed un massimo al rivelatore. Quando una cresta da una tromba incontra una gola dall'altra, abbiamo un'interferenza distruttiva ed un minimo al rivelatore. Per dimostrare che è veramente un fenomeno di interferenza, vi faremo vedere che entrambe le tombe intervengono simultaneamente,